amico mio Bisacchi, uno va in coppa per fare cosa? Poi queste figure? Ma la risposta la sai anche tu, per prendere dei soldi, per sopravvivere e per combattere il fair play finanziario. Purtroppo è così. Una volta non c'erano questi paletti e quindi la coppa era la cosa principale e in campionato si faceva anche del turnover. Oggi è diventato l'opposto. Ciao, Diego Nerazzurro. Buongiorno sportiva, sono Giorgio da Napoli, malato del Napoli. Che dire, siamo dietro anni luce dal calcio inglese. Ma non tatticamente, io ci ho fiducia. Fisicamente sì. E poi che dire del papà di Insigne che definisce Ancelotti un pacco? Avrei i miei dubbi chi fosse il pacco, sia Ancelotti o suo figlio. Grazie. Se non riusciremo a ridare competitività e interesse al campionato italiano, riequilibrandolo senza dare spazio a sudditanze e servilismi, non riusciremo a riemergere a livello internazionale assolutamente. Per me il Napoli è da rifondare. L'anno scorso hanno dato tutto per vincere lo scudetto e per un soffio non ce l'hanno fatta. E quest'anno è stato un anno di calo. Secondo me buona parte dei giocatori vorrebbero anche cambiare squadra. Marco da Brescia. La Juve avrà giocato male con l'Ajax, ha meritato di uscire, eccetera, ma incominciamo a dare quel rigorino su Betancourt, e poi magari ne parliamo. Da tifoso del Napoli sono molto deluso per il risultato, ma sinceramente la cosa peggiore secondo me è il calcio di Ancelotti, senza idee, assolutamente senza idee, proprio veramente sembra tutto improvvisato, bruttissimo veramente. Ragazzi, ma guardate che la Juventus, a parte Ronaldo, non è che sia falcidiata di fenomeni, parliamoci chiaro. Ronaldo e poi il resto, bastava un De Jong a centrocampo e un De Ligt in difesa e avrebbe passato il turno. È ufficiale, anche coi club siamo scarsi. Non ci resta che sperare nella nuova nidiata dei Donnarumma, dei Bernardeschi e i Mancini. Tutto quello che succede nei gironi di Champions ad aprile ce lo siamo già dimenticati, e i gironi di Champions contano e le squadre italiane hanno fatto bene. Cosa dice di Carlo Ancelotti De Laurentiis? La Premier è un altro mondo. Se è vero che dal punto di vista tecnico e tattico può avere dei limiti, da tutti i restanti punti di vista ci può solo insegnare. Secondo me ha ragione Allegri con il suo libro. Il calcio è una cosa semplice e noi siamo semplicemente scarsi. Ciao ragazzi, secondo me le squadre italiane sono arrivate ai quarti di finale con una forma fisica veramente imbarazzante, causa infortuni e cose varie, e questo è stato il vero motivo. Comunque l'anno scorso il Napoli con l'Ipsia ha buttato praticamente la partita andata, poi ha provato a recuperare al ritorno con Sarri, mi ricordo, perché sono concentrati sul campionato. Quindi io credo che Ancelotti debba un attimino fare mente locale, perché secondo me sarebbe meglio che a giugno andasse via. Ciao da Emanuele da Torino. Ma vi ricordate gli incontri di coppe degli anni passati, quando la squadra italiana perdeva con uno o più gol di scarto in trasferta? Ma come giocava al ritorno pur di recuperare? Ciao Massimiliano da Pozzuolo. No, scusate, questo articolo della Gazzetta che dice che la Roma sarà rinforzata, ma chi l'ha scritto? La Roma ha venduto i migliori centrocampisti che c'erano in circolazione e il miglior portiere che c'era sulla faccia della terra. Si è rinforzata. Io la Juve qualche attenuante glielo do, qualche, oltre alla forma fisica che è insomma un po' così carente. Gli assenti non è cosa da poco, ma io non tralascerei Cuadrado, che non era in lista, però Khedira, Douglas Costa, Chiellini, andate e ritorno, insomma. Non so, qualche attenuante glielo darei. Grazie Marcella. Ma che tattica, tattica! In Europa si vince con la corsa, sul piano fisico, con l'intensità. Quindi quando si ragiona troppo, nelle coppe non si vince mai. Correre, correre, correre! Secondo me la vince l'Ajax, la Champions. Propone un gioco davvero spettacolare. Una finale col Barcellona sarebbe il massimo, l'apoteosi del bel calcio. Sì, ma come si fa a dire che è negativa per il Napoli? Se in tutte le griglie precampionate è stata messa come quarta, quinta o addirittura sesta, come si fa a dire che è negativa? Ma ragazzi,
fatemi capire, quindi il Napoli che non ha vinto nulla ancora una stagione positiva, invece la Juve stagione fallimentare che comunque due titoli in bacheca se li porta a casa. Ancelotti fa giocare Insigne solo perché è a Napoli, perché ricordiamoci che Ancelotti giocatori come Zola, Baggio e tanti altri non li ha mai voluti. I suoi calciatori non sono questi, passi, minuti, brevidini, non li piacciono, quindi Insigne, mettiti l'anima in pace. Delle 8 semifinaliste delle Coppe Europee, 4 sono inglesi, perché la Premier è il campionato con l'intensità maggiore, zero tatticismo se lo portano gli italiani, se no zero tatticismo, intensità, atleticità, tecnica, ma zero tatticismo, e in Europa fa la differenza. Dai ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma quante big in Europa non vincono una mazza da anni e anni, o non hanno proprio mai vinto? Dai, può capitare, niente, sono come più o meno i mondiali, non è che lo vince sempre lo stesso. Vabbè, dai ragazzi, quest'anno è andata così, ci riproveremo l'anno prossimo. Io comincerei a mettere in discussione i metodi di preparazione delle nostre squadre. Vedo sempre le squadre avversarie correre dal primo al 95esimo, vedo anche la nazionale in grossa difficoltà dopo il 60esimo. Anche i giocatori stranieri che vengono in Italia si adeguano a questo standard. C'è qualcosa che non va, secondo me, a livello di preparazione atletica. Sono un tifoso del Napoli e sono orgoglioso di quello che ha fatto il Napoli fino ad oggi. Però bisogna fare una riflessione sul campionato italiano. È un campionato mediocre. Non c'è niente da fare, bisogna vedere cosa cambiare.